Movimento 5 Stelle al 5% e ritorna al via, come succede nel Monopoli. Ma intanto buonasera, no, direi meno del via, direi l'implosione totale, perché nel 2010 il 5 Stelle totalizzava il 7% alle regionali e da lì cominciava la cavalcata che ha portato noi nel 2012, che ha portato le nazionali nel 2013 e da lì sempre in su. Ma come ho cominciato a dire tanti anni fa, la parabola c'è per tutti: se non ci sono contenuti, se non si crea classe dirigente, se non ci sono regole chiare, se si va dietro solamente a chi comanda e chi urla di più. E oggi, insomma, quelli sono i risultati. Penso anche con Pizzarotti, evidenti spaccature interne. Lei è un appassionato di politica, sappia che posso interromperla tra pochi secondi perché sta per parlare il segretario del PD ed è lei che è lì, capisce che è atteso, però vada avanti, finché non lo vedo. C'è una prelazione.